tutti. Ciao ragazzi, siamo qui con Damiano dell'Orizzonte Italia. Ciao, però io un attimino riprenderei anche dietro. Perdonami, dai. Tutti serio. Va bene, Damiano, secondo te com'è andata la partita di oggi? È stata una grande partita, finalmente si è visto il valore della squadra. Erano tante partite che facevamo possesso, facevamo gioco, ma non riuscivamo a concretizzare. Oggi finalmente, anche con un po' di fortuna, visto che abbiamo vinto l'ultimo secondo, siamo riusciti a fare la prima vittoria, considerando anche quella a tavolino. E speriamo che quest'anno nuovo ci porta soddisfazione. Secondo te comunque potevate fare qualcosa in più, visto che comunque diciamo che la partita è stata un po' una rincorsa? Sì, è stata una rincorsa perché... Un gol vostro, un gol degli avversari. Sì, è stata una partita intensa, infatti faccio anche complimenti agli avversari, sono stati veramente bravi. Solamente che noi abbiamo preso qualche gol un po' sfortunato. Cioè uno su deviazione, un altro sul rimpallo, quindi è stata un po' una partita complicata, però l'importante è che siamo riusciti a risolvere. Va bene, una domanda in realtà non su di voi ma sugli avversari, secondo te qual è un punto di forza e un punto di debolezza? Un punto di forza è il fisico, sono molto, molto fisici e riescono a tenere bene in campo. Una pecca è che comunque anche loro non sono riusciti ad andare così tanto in porta. Cioè alla fine hanno fatto quei 4-5 tiri che hanno... Sono stati bravi nella concretizzazione. Va bene, ok. Ma allora, visto che sei il migliore in campo rispetto al gadget della Red Bull. E quindi... Grazie mille. Grazie. Alla prossima. E alla prossima. Ci dobbiamo fare quella foto, sappi. Rispondi subito!
Madrid, siamo qui con Bruno e Turiddu, detto Carmelo in realtà. E oggi la partita è finita 2-1 per voi. Sì. Come è andata secondo te? Ah, è stata una bella partita, sicuramente molto intensa, forse la più intensa dall'inizio del campionato. Gli avversari correvano tantissimo, facevano un pressing abbastanza forsennato. E noi sicuramente ancora dobbiamo trovare la migliore condizione, perché siamo tornati tutti quanti da infortuni, ferie, troppo panettone, solite cose, quindi ancora è un po', siamo in rodaggio, però la partita è andata bene, chi doveva rispondere presente ha risposto presente e sono contento. Il vostro stile di gioco comunque rimane sempre lo stesso oppure lo state cambiando? Ma in realtà un po' l'abbiamo cambiato, perché l'anno scorso eravamo molto più difensivisti, possiamo dire, più, diciamo, più copertura, giocavamo soltanto con un centrocampista e due attaccanti laterali che scendevano. Adesso invece giochiamo con due centrocampisti e una punta, che sicuramente ci dà profondità, e infatti Michael, questo ragazzo che gioca a punta, ci dà soluzioni diverse, come la sponda con cui abbiamo fatto praticamente l'altro gol è venuto, il primo gol è venuto proprio da diversi lavori di sponda suoi dopo la punizione, però il secondo soprattutto con la sponda e il tiro di Simone di prima è stato, il nostro nuovo sistema di gioco è questo praticamente, quindi siamo contenti. Ottimo, grazie per la risposta esauriente proprio. Invece secondo te la partita come è andata per voi? Sì, sono d'accordo con Bruno, è stata una partita molto intensa, molto combattuta, c'è stata anche qualche pedata di troppo, però sempre nel rispetto. Una l'ho presa io. Sempre nel rispetto comunque dell'avversario. Diciamo che non sono molto soddisfatto perché quest'anno non c'era buona una. Infatti nonostante le potenzialità ci possano essere, però non riusciamo a concretizzare. Secondo te c'è qualche motivo in particolare? Secondo me conta un fattore mentale, perché a un certo punto usciamo dalla partita e non giochiamo più. Ho capito, magari un po' di esperienza ancora in più. Sicuramente, è un gruppo che si è formato quest'anno, quindi ci dobbiamo ancora conoscere bene. Va bene, ok, grazie mille entrambi, però a te devo dare un gadget. Ah, ok. Avete tipo quello su calciatori brutti che c'hanno delle ciabattine, sì. No? Tipo 3 giga di internet. Magari, no, invece sono le Red Bull, tieni caro. A posto, questo è tuo per il miglior giocatore. Così dopo la prossima partita. Esattamente. Alla prossima allora. Grazie, ciao. Ciao ragazzi.